La mia analisi sempre inizia dai possessi pirati. Quando vedo che nel secondo tempo siamo andati pure in vantaggio con 32 tiri degli avversari e 28 da noi, mi è molto chiaro perché non siamo riusciti a mantenere quel pur piccolo vantaggio oppure di arrivare all'ultimo tiro per preparare la vittoria. Non vorrei essere banale e dire 22 palle perse, ma questo è ormai una malattia cronica. Non sono assolutamente d'accordo se qualcuno pensasse che con 22 tiri in meno degli avversari si potrebbero vincere le partite contro le squadre come Siena.